Venerdì 4 gennaio, ben ritrovati con il TGL News. Passa anche da una procedura inusuale coperta dal segreto l'individuazione del nuovo vescovo di Piacenza e Bobbio, che dovrà essere nominato da Papa Francesco nei prossimi mesi dopo la rinuncia all'incarico per ragioni di età di Monsignor Gianni Ambrosio. Come spiegato anche oggi sul quotidiano Libertà, l'Annunziatura Apostolica in Italia invierà un questionario finalizzato proprio ad ottenere l'identità identikit del nuovo vescovo. Le lettere arriveranno nei prossimi giorni a un ristretto numero di sacerdoti piacentini e saranno sottoposte al segreto. Nessuno potrà infatti rendere noti né le risposte né il fatto stesso di aver ricevuto la missiva. L'indagine nel clero diocesano è il primo dei sei passaggi che porteranno alla nomina del nuovo vescovo di Piacenza e Bobbio, verosimilmente nel prossimo mese di aprile. Cambiamo argomento, domani scatteranno anche a Piacenza i saldi, ammesso che nel portafoglio dei piacentini sia rimasto qualcosa dopo le spese sostenute per i regali di Natale e il cenone di Capodanno, ci si potrà sbizzarrire a caccia dell'affare. Idee chiare su cosa acquistare ci sono già, in cima alle preferenze c'è l'abbigliamento seguito da scarpe e accessori. Non mancano però le polemiche legate al periodo di partenza dei saldi, sarebbe meglio farli scattare a febbraio, ha spiegato questa mattina un commerciante. Adesso è troppo presto, siamo ancora in piena stagione e si sono appena concluse le feste. Siamo alla cronaca, ladri in azione nel reparto di diagnosi e cura dell'ospedale di Piacenza. Ieri i soliti ignoti sono infatti riusciti a svuotare tre portafogli. Nell'occasione un paziente ha denunciato alla polizia anche il furto del proprio cellulare e 20 euro contenuti in un armadietto. Sul fatto stanno indagando gli agenti. Chiudiamo con lo sport, mentre il Piace è alle prese con le trattative di mercato vicinissimo a vestire biancorosso il giovane difensore dello Spezia Matteo Bacchini. In casa però Piacenza si cerca in tutti i modi di evitare la fine anticipata e forzata del campionato. Ieri il presidente Maurizio Pannella è rimasto praticamente solo dopo che dirigenti e giocatori hanno abbandonato la nave a causa del mancato pagamento degli stipendi. Ha convocato una riunione con i ragazzi della Berretti. Pannella confida in questo modo di evitare la radiazione che scatterebbe automaticamente se alla ripresa del campionato il Pro non si presentasse in campo contro l'Alessandria, puntando proprio su una formazione composta in larga parte dai giovani della Berretti, con l'aggiunta di qualche pedina della prima squadra disposta a concedergli ulteriore credito. Il tutto in attesa ovviamente di capire in che stadio potrà eventualmente giocare questa squadra, sempre più sull'orlo del baratro. Questa è la nostra ultima notizia, il TGL News torna più tardi. Buon pomeriggio.